si è già stufata di mostrare la cantina, vuole esibire noi. Ci tiene a presentarci agli amici. Ho capito. Almeno ce ne fosse uno famoso. Che cazzo? Non ho mai visto nessuno di loro. Tra tutti gli invitati non arrivano a 10.000 follower. Ci aspettano. Sentite, ragazzi, con tutto il dovuto rispetto, che si fottano. Meglio continuare la festa a casa vostra, no? Anche perché ho un po' fame. Andiamo? Marchesa, Marchesa, grazie tante, eh? È stato un piacere, mi piace la sua cantina, è strafica! Noi andiamo. Oh, e mille grazie per lo champagne, signora Marchesa! Carla! Spogliatoio delle femmine. Quanti bei ricordi. Che vuoi? Perché non mi rispondi ai messaggi? Forse perché non ti voglio parlare. Dai, Chiare. Oh. Ok, lo so, scusa, non ho fatto il coglione. Però io e te siamo troppo belli insieme. Non puoi rovinare tutto. Non sei venuta qui per dirglielo, ma per impedirgli di parlare. Non è vero, io ho cercato di dirglielo, sono andata di sopra e ci ho provato. Ma certo, lo so. E fammi indovinare, non ce l'hai fatta, vero? Mi dispiace, non volevamo dirtelo in questo modo. È tardi ormai. Tu sai tutto, vero? Sì, lo so. Allora, pensavate di dirmelo o doveva essere un'avventura segreta? No, non è così! E dimmi com'è, Jen non mi ha raccontato i dettagli. Jen te l'ha detto! Credeva che io lo sapessi. Dovevo essere veramente stupido per non capire che le due persone che amo di più al mondo mi stavano mentendo. Allora cos'è? Eravate annoiati, confusi o l'amicizia non conta Ehi, più? Guarda, ho iniziato io questa storia. Se vuoi prendertela con qualcuno, prenditela con me. Non io non giusto... credo che tu sia nella posizione di parlarmi di ciò che è giusto. Eri il mio migliore amico. Lo sono ancora. Mi rimane un po' difficile crederlo ora. Ma è vero, Dawson. È evidente che l'amicizia non viene prima del sesso nelle vostre priorità personali. Non ha niente a che fare col sesso. Cos'è? Vi siete innamorati? Vi siete innamorati? No, no, non guardarla così, non farlo. Io, lo sai, Pesi, provo pietà per te. Perché quando questa storia sarà finita, ti assicuro che non avrai neanche un amico che ti starà vicino. Neanche uno. Non sei venuta a Parigi per startene seduta nella tua stanza. Oh no, dovrei... Non accettiamo un no come risposta. Giusto, Gabriel? Lo facciamo raramente. Stiamo andando in un posto davvero carino. Lo adorerai. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, que je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Wow, è davvero incredibile. Notte stellata, uno dei miei preferiti. Anche dei miei. Dio, non sei divertente quando sei tesa. Sei sicura che vuoi che me ne vada? Perché tutta questa situazione si può risolvere tra Dean e me parlando francamente. Lui mi dirà i suoi problemi e io gli dirò i miei. Jess! Ti prometto che parlerò con calma. Ciao! D'accordo, allora salutalo da parte mia. Ti dispiace? In realtà penso che ormai potrò farlo da solo.
Dean, Jess è venuto qui solo per portarmi da mangiare. Da parte di Luke? Voleva che mangiassi. Sempre Luke? Sì, sempre Luke. A me non importa niente che lei mangi. Già, è vero, a lui non importa. Vedo che anche tu hai portato una cosuccia. Cos'è? È gelato quello? Ma che carino! Un piccolo pacchettino di gelato appena sufficiente per due. Ehi, state pensando di imboccarvi perché sarebbe una cosa davvero deliziosa. Ecco, vedi? Adesso riprendi a sovrastarmi. Senza offesa, ti riesce proprio bene, perché ti aiuta molto il fatto che sei alto 3 metri, ma quel cipiglio alla Frankenstein aggiunge tantissimo all'intera... Jess! D'accordo, me ne vado. Senti, amico, sono davvero passato solo a portarle da mangiare, quindi non pensare a come vendicarti, d'accordo? Allora, vuoi entrare? Entriamo.